Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere un gioco credo un po' poco noto perché neanche io lo conoscevo prima di imbattermici qualche tempo fa, però l'ho trovato molto molto interessante. Si tratta di un gioco dove vi sfiderete con i vostri avversari per avere, come dire, la maggiore influenza nella azienda in cui lavorerete, in cui cercherete di diventare dei grandi manager soprattutto. Parliamo di Power Struggle. Il gioco è fino a 5 persone e con gli altri vi sfiderete per riuscire ad avere il maggior numero di quote azionarie dell'azienda, avere il maggior numero di persone che fanno parte del consiglio di amministrazione, il riuscire a diventare amministratore delegato e controllare bene le varie divisioni produttive dell'azienda. Andiamo a controllare il contenuto della confezione. Abbiamo un regolamento. Io ho la versione inglese, non so se esiste anche in italiano direttamente, ma comunque si trova facilmente su internet, non è un grande problema, ve la potete scaricare e stampare molto facilmente. Allora, abbiamo innanzitutto il tabellone di gioco che è gigantesco, veramente gigantesco. Sapete che si riesce a vederlo tutto. È diviso sostanzialmente in due parti. Nella parte bassa ci sono le divisioni della nostra azienda. Sviluppo, risorse umane, comunicazione, contabilità, legale e controllate con i vari uffici dove andremo a parlare. Poi subito sopra abbiamo la zona del consiglio di amministrazione, poi abbiamo la zona dell'amministratore delegato. Quello che vedete qui a fianco è la colonna come dire, del morale, della motivazione degli impiegati e dei dipendenti. Servirà più avanti. Nella parte alta invece, faccio vedere così. Abbiamo le zone dove andremo a segnare i nostri punti vittoria nelle varie cose, nell'influenza nell'azienda, share vuol dire quanto possediamo dell'azienda, i soldi, la corruzione, perché possiamo anche corrompere gli altri, meraviglioso, si fanno punti e si vince, e questi sono i consiglieri esterni dei sei reparti che abbiamo visto precedentemente. Cos'altro abbiamo? Abbiamo una marea di manager. Ogni giocatore possiede la bellezza di 22 di questi segnalini manager che li potrà usare in diversi modi. Vediamo come. Quindi ce li abbiamo in 5 colori, abbiamo detto. Qua ci sono questi cubettini fantastici, sono per segnalare i dipendenti a nostra disposizione. Ci sono 60 cubetti, si segnalano uguali per tutti quanti. Ancora abbiamo qua, qui è un manager che è fuoriuscito, ragazzi. Qui abbiamo i certificati delle azioni. Ci dice quante azioni vale ognuno e qual è il valore. Ce ne sono di vario taglio, da un'azione, da due azioni, da tre azioni, fino a certificati da sette azioni. Questo è il segnalino per la motivazione che abbiamo visto prima. Ci sono i soldi. Si chiamano peanuts in questo gioco, la valuta. E ce n'è un po'. Poi cosa abbiamo ancora? Ah, questi bellissimi. Sono i nostri, come si dice, sono le nostre cartelle corruzione. Ognuno di noi ne ha una e le userà per fare le offerte agli altri giocatori quando vorrà corromperli per ricevere qualcosa in cambio. Qui abbiamo le carte, ci sono diversi tipi di carte. Allora, ci sono delle carte, le carte nemico giurato, eccole qua. Queste sono le prime, perché sì, si può anche avere un nemico giurato, bisogna cercare di batterlo. Sono divise in due tipi, una che vi dice qual è il vostro nemico giurato, identificandone il colore, chiaramente sono i cinque colori che sono anche i colori dei manager. Poi ce ne sono altre 5 che ora ve le trovo, che ci dicono per cosa sono i nostri nemici giurati, quindi in cosa dobbiamo cercare di batterli. Adesso poi le vado a ripescare da qualche parte sono. Poi abbiamo. Ah, eccole qua, sono queste. Poi abbiamo delle carte evento, che ci serviranno per definire gli eventi in ogni round di gioco.
C'è scritto sopra event, non è troppo difficile, no? Infine ci sono le carte, dove sono? Sono. Eccole qua. Queste invece sono le carte privilegio. A seconda delle divisioni che noi controlleremo avremo determinati privilegi. Sono, come vedete, fatte tutte quante in due modi, cioè una su fondo chiaro e una su fondo dorato. Di base si hanno quelle su fondo chiaro, il loro effetto, ma in certe occasioni, soprattutto quando si corrompe, le si possono tenere e girare dall'altra parte. Ovviamente gli effetti sono migliori. Infine abbiamo anche questi, che cosa sono? Sono delle guide rapide. Ogni giocatore ne può tenere una davanti a lui in modo da avere rapidamente sott'occhio una guida delle cose che deve fare e che può fare. Andiamo a preparare il nostro tabellone di gioco. Ve lo faccio vedere lateralmente perché il tabellone è sviluppato così, ma si capisce comunque. Allora, per iniziare, piazzate il tabellone al centro del tavolo, prendete il segnalino motivazione e lo mettete sul 6 in cima. Teniamo le carte tutte a portata di mano, soprattutto quelle evento, che sono queste, ci serviranno dopo. In particolare degli eventi ce ne sono due che sono standard, c'è scritto sopra, e gli altri invece che sono eventi vari. Ne useremo un po' per turno, ma quegli eventi standard li useremo tutti i turni. Ogni giocatore sceglie il colore con cui gioca e riceve la relativa cartellina corruzione e ovviamente i manager del suo colore. Riceve una carta nemico giurato. Tra quelle dei colori disponibili, quindi prendete, ovviamente se non giocate con tutti quanti i giocatori, togliete quelle dei giocatori non presenti, sono inutili. Riceve una carta nemico giurato con la faccia dei nemici e riceve anche una carta nemico giurato tra quelle del perché del nemico giurato. Se giocate non in 5 giocatori, ma in meno, rimuovete quelle che sono scritte sotto perché ce ne sono alcune che ci ha segnato che sono solo per giocare da 4 o 5 giocatori. E ognuno ne riceve uno. Ogni giocatore riceve anche poi un valore di partenza di soldi di 800.000 peanuts. Questi qua, il vostro budget di partenza. Cosa ci serve ancora? Mescolate le carte privilegio. Ne date una per giocatore. Quelle non utilizzate le tenete da parte perché serviranno durante la partita. Tenete a portata di mano i certificati. Si usano tutti solo se si gioca in 5. Nelle istruzioni troverete segnato quali scartare nel caso giocaste in 2, in 3 o in 4 giocatori. Ma anche se in 2 non è il caso di giocare, direi che 3 è il numero giusto. E a questo punto direi che siamo anche pronti per iniziare, parlando però dello scopo del gioco. Noi dobbiamo, per vincere, guadagnare almeno 4 punti vittoria nei 6 modi a nostra disposizione. Questi sono i modi: avere almeno 7 punti sulla tabella influenza, riuscire ad arrivare quindi almeno qui. Avere almeno 18 punti sulla tabella quote azionarie. Avere almeno 4 punti sulla tabella comparti direttivi, avere almeno 9 punti sulla tabella corruzione, avere almeno un consigliere esterno in 3 diverse sezioni, oppure battere il nostro nemico giurato. Ci sono state date le carte prima, no? Come vedete, per le prime 4 cose la tabella poi sale perché si può anche fare più punti, poi servirà come discriminante, però dovete per arrivare il punto vittoria almeno alle caselle verdi. Qui dovete averne almeno 3, ma anche qua potete averne di più. Cos'altro dire? C'è il discorso del nemico giurato. Come si fa a battere il nemico giurato? Vi sono state date due carte, no? Ci sono due opzioni, una che avete il colore di un avversario, uno, e oppure che vi è capitato il vostro. E poi c'è un criterio nel quale dovete batterlo. Ci sono tre cose scritte, ad esempio qua, influenza, quote azionarie e corruzione. Guadagno un punto vittoria se il mio nemico è diverso. Guadagno un punto vittoria per aver battuto il mio nemico giurato, ottenendo più punti,
diciamo, nelle varie tabelle o in questo caso più consulenti, nelle tre cose scelte rispetto a lui. Se invece mi capitasse il mio colore, guadagnerei il punto vittoria se riesco a avere più punti di tutti gli altri giocatori in almeno due delle tre cose qua scritte. Nel momento in cui si verifica questa condizione, guadagno il punto vittoria. Potrebbe essere anche quello che mi fa chiudere la partita, chissà. Per vedere come si inizia la partita, iniziamo col definire quali sono le zone qua, bene col nome, che è importante. Questi sono i dipartimenti e quando vi piazziamo un manager, di fatto abbiamo un capo dipartimento che avrà eventualmente dei suoi dipendenti che sono i cubetti. In cima ad ogni colonna abbiamo il capo divisione di quella divisione, che può quindi essere il capo di tutti i dipartimenti. Qui abbiamo i consiglieri del consiglio di amministrazione e qui l'amministratore delegato. All'inizio partita si procede in questo modo, iniziando col primo giocatore, poi procedendo in senso orario, ognuno nomina, quindi piazza sul tabellone, un manager e poi tutti gli altri. Segue quindi un altro turno di nomina nel quale ogni giocatore nomina un manager, ma ora il giocatore di partenza sarà quello a destra del primo giocatore e gli altri seguiranno il senso anti-orario. Dopo la terza volta, per la terza volta piazziamo ancora un manager a testa partendo di nuovo dal primo giocatore e in senso orario. Nel primo piazzamento si possono piazzare soltanto come capi di divisione, capi dipartimento, ma non i capi di divisione, si può piazzare nel consiglio di amministrazione, ma non nell'amministratore delegato. Quindi ipotizziamo che io sia il primo giocatore e decido di piazzare per prima cosa qua. Quando si va a piazzare su dei dipartimenti, si va a piazzare sempre in quello più in alto possibile. Quando si va a piazzare nel consiglio di amministrazione si piazza sempre il più a sinistra possibile, quindi il più distante possibile dalla porta. Finito il primo turno, dicevamo, si fa un secondo turno invertendo. E infine un terzo turno di piazzamento. Fintanto ci sono dei dipartimenti, io posso piazzare, quando sono finiti non posso più piazzare. Per quanto riguarda invece il consiglio di amministrazione, regola che funziona sia per il piazzamento iniziale sia per quello durante la partita. Ogni qualvolta tutte le poltrone sono piene e un nuovo giocatore vuole piazzare, lui piazza, tutti i giocatori vengono spostati verso sinistra e il giocatore più a sinistra di tutti, difatti, viene licenziato. Quindi questo viene licenziato, tutti si spostano in qua e questo viene rimesso nella riserva del giocatore. Voi direte, beh, allora non conviene stare molto a sinistra. Eh no, poi avrà il suo peso durante la partita, quindi stare il più a sinistra possibile si rischia di essere licenziati, ma si hanno anche dei vantaggi in determinate scelte. Quando tutti hanno finito quindi i tre piazzamenti, siamo pronti per iniziare. Iniziamo con dire che ogni round di gioco si divide in due fasi. Una prima fase che è la riunione dei dirigenti e la seconda fase che è la fase dei turni dipartimentali. La riunione dei dirigenti è, come dire, la fase di riunione dei dirigenti è una sequenza di passi che sono sempre comunque quelli. Mentre nella fase dei turni dipartimentali il numero di sottoturni che giocheremo può variare da un minimo di 4 fino a un massimo di 7. È un po' casuale. Vedremo, cioè casuale per alcuni sarà casuale, altri potranno deciderlo e vedrete con che criterio. Cominciamo dalla riunione dei dirigenti. Ogni riunione si articola in sette passaggi da compiere in ordine. La dimissione dell'amministratore delegato, chiaramente al primo turno non ci sarà perché non c'è amministratore delegato. Elezione del nuovo amministratore delegato, determinazione dei capi divisione, attribuzione delle carte privilegio e segnare i punti influenza se se ne sono fatti. Resettare la tabella delle motivazioni dei dipendenti e infine pescare le carte evento. Come abbiamo detto, la prima fase è la dimissione dell'amministratore delegato. Nel primo turno non c'è, ma in tutti i turni successivi colui che siede qua
non può fare tante storie, se ne deve andare. Andiamo a vedere l'elezione. L'elezione funziona in questo modo. Il giocatore con più manager nella sala del consiglio elegge un nuovo amministratore delegato. In caso vi siano giocatori che hanno lo stesso numero di manager seduti lì, la precedenza chi ce l'ha? Il giocatore che è più a sinistra. Bello, no? Dunque, comunque, sia che sia per un pareggio, sia che ci sia uno univocamente, il giocatore che decide qual è l'amministratore delegato prende il suo manager sempre più a sinistra della sala e lo piazza qua. Tutti gli altri ovviamente scalano sempre e comunque. Abbiamo poi, questa era molto semplice, abbiamo poi la determinazione dei capi divisione. Questa è già un po' più particolare. Allora, dunque, andremo partendo sempre dalla prima più a sinistra e poi procedendo divisione per divisione, viene eletto in questo modo. Innanzitutto bisogna vedere se vi era presente o meno già qualcosa, ma può capitare che a volte ci sia, a volte no, nei turni poi a seguire spesso c'è. In ogni caso, il giocatore che ha il maggior numero di capi dipartimento è colui che va a occupare il posto di capo divisione. Se più giocatori hanno più di un capo divisione, cioè più di un capo divisione, quindi vincerebbero a parità delle cose, ci sono ovviamente dei meccanismi per definire i pareggi. Allora, dunque, in caso di pareggio, innanzitutto il giocatore con più dipendenti nella divisione vince. Se c'è ancora un pareggio, il giocatore cui il capo dipartimento è piazzato più in alto e quindi più vicino alla divisione vince ed è lui che va. Come funziona? Molto semplice. Deve nominare un nuovo capo divisione prendendo un suo segnalino dalla riserva e lo piazza nell'ufficio del capo divisione. Questo se non era presente nessuno. Se era già presente un capo divisione ed era fornito da lui stesso, quindi rivince, non deve fare niente, lascia quello che era lì e a posto. Se invece vince una persona l'elezione e c'era un segnalino di un altro giocatore, ovviamente il vecchio giocatore può fare un paio di cose diverse che sono importanti. Può scegliere di spostarlo nella sala del consiglio oppure nella sala dei consulenti esterni. Facciamo un esempio. In questo caso c'è una parità tra giocatori, nessuno ancora dipendenti, lui vince e prende uno e lo piazza qua. In questo modo sarà qui un messo un rosso, qui un giallo, scusate, qui un blu, qui un nero e qui un giallo. Molto semplice, vero? Vediamo eventualmente nei turni successivi scenari che potrebbero capitare. Ad esempio, in un turno successivo questo giocatore ha più capi dipartimentali, qui sopra c'è sempre il suo, non fa niente, lo lascia lì. In questo caso potrebbe essere che, vedete qui c'è un rosso, ci sono due verdi, vincono i verdi, questo giocatore è costretto a togliere questo e può piazzarlo o qui, nello spazio più a sinistra, e se è tutto pieno ovviamente fa saltare via, oppure lo può piazzare nella divisione risorse umane. Qua. Una volta che avete piazzato uno dei vostri manager qua, è indifferente che pia ne piazzate altri nei turni successivi, perché per il punto vittoria bisogna averli in reparti diversi, averne più di uno nello stesso reparto è totalmente inutile. Dopo che sono stati eletti quindi l'amministratore delegato e i capi divisione, è il momento di distribuire le carte privilegio. Ogni giocatore in questo momento riceve la carta privilegio relativa alla sua collocazione. Colui che è l'amministratore delegato riceve la carta amministratore delegato. Tutti gli altri invece ricevono le carte, la carta o le carte, potrebbe essere anche più di una, relative alla zona in cui si trovano. Le piazzano davanti a loro, ovviamente guardandole dal lato chiaro. E a questo punto andiamo a segnare i punti influenza, perché i nostri manager nelle posizioni direttive dell'azienda forniscono punti influenza. Questi
questi. Noi in questo momento prendiamo 2 punti influenza per l'amministratore delegato e 1 punto per ogni membro del consiglio di amministrazione. Vediamo la situazione. Il giocatore blu, verde e nero prendono 1 punto. Il giocatore rosso non è presente qua, non prende punti. Il giocatore giallo riceve 1 punto più altri 2. Prima di vedere gli ultimi passi, devo tornare un attimo indietro e fare una rettifica importante che mi ero dimenticato di segnare. Nel momento in cui nel piazzamento andate a collocare persone, ovvero manager, su i dipartimenti, ogni manager, almeno inizialmente, viene seguito da 3 dipendenti che sono presi dalla riserva generale. Quindi, comunque, nel piazzamento iniziale ne avrete sempre comunque 3. Ecco, così la situazione. Chiedo ancora un attimo scusa per la svista iniziale. A questo punto, quali passi abbiamo ancora della riunione dirigente? Abbiamo resettare segnalino motivazioni. Se per qualsiasi motivo nel turno precedente si è mosso, viene riportato sul 6, a volte capita. Infine abbiamo pescare le carte evento. Il giocatore che possiede il capo divisione della sezione comunicazione, communication, questo qua, il giallo in questo caso, prende le carte evento. Per prima cosa toglie le 2 carte evento standard, che poi andremo a vedere quali sono il bonus e la riunione dei dirigenti, le toglie un attimo e prende tutte le altre. Mischia tutte le altre, ovviamente, ne pesca 6, tutte le altre le mette da parte. A questo punto si guarda lui e solo lui le carte che ha pescato, vede che tipi di eventi ci sono, riprende in mano le 2 lasciate precedentemente perché sono quelle obbligatorie e sceglie in che ordine metterle per formare un mazzettino, quindi da 8 carte. Vi sono soltanto 2 cose fondamentali da sapere nella scelta delle carte da mettere. La carta evento bonus deve essere sempre piazzata prima della carta riunione dei direttori. Inoltre, la carta riunione dei dirigenti non può essere posta prima del quinto evento, quindi prima di essa ci devono essere almeno 4 altre carte. Ad esempio, vediamo un po'. Io posso decidere di mettere così, poi questa, questa, poi questa, poi questa. Ovviamente questa operazione la fa senza farsi vedere dagli altri, in questo modo soltanto il capo divisione della sezione comunicazioni sa esattamente quanti turni andremo a fare in questa prossima fase, che è quella dei dipartimenti. Si apre quindi la seconda fase del round, i turni dipartimentali. Giocatore delle comunicazioni ha questo mazzetto davanti a sé ed è anche il primo giocatore di ogni turno, poi si procederà ovviamente in ordine in senso orario. Ogni turno si divide in fase evento e fase azione. La fase evento vuol dire che giro l'evento, leggo cosa succede e ne applico gli effetti. Ad esempio questo è evento motivazione meno 1. Possono salire e scendere le motivazioni, vanno, basta. Dopo che ha fatto la fase evento, si fa la fase azione, ovvero dopo che ogni evento è stato girato, ogni giocatore a partire dal primo farà la fase azione in cui potrà fare una delle azioni che ora vi andrò a elencare. Cosa importante che vi ho detto è che al di là degli eventi casuali ce ne sono 2 standard. Uno è il pagamento dei bonus. Quando viene girato questo, attribuisce dei premi in denaro. Ogni giocatore riceve dei bonus di soldi a seconda di quanti certificati azionari ha. Quanti ne ha di certificati, non qual è il valore di azioni che comprende il suo certificato. Si va da un minimo di 100.000 per i certificati e poi ovviamente a salire, se ne avete di più, sale. Inoltre, oltre a questo, ricevete anche 100.000 per ogni capo dipartimento. Ricevete 200.000 per ogni comparto direttivo, che ancora non vedete ma andremo a creare fra poco.
riceve 150.000 per ogni membro del consiglio di amministrazione e riceve 300.000 per l'amministratore delegato. Insomma, questo è il modo in cui bisogna fare dei soldi che ci serviranno poi dopo per acquistare le azioni, ovviamente. L'altro evento che vi ho detto essere quello obbligatorio, qui in questo caso vi faccio vedere, è qua, e nel quinto, è la riunione dei dirigenti. Nel momento in cui viene girato questo, la fase azioni non ha luogo, termina il round e si riparte con cosa? Con la riunione dei dirigenti e si riparte con un nuovo round. Come abbiamo detto, dopo gli eventi abbiamo la fase azioni. Ogni giocatore può fare esattamente un'azione tra le sette possibili che adesso andiamo a vedere. La prima possibile è l'assunzione di dipendenti. Il giocatore di turno può prendere due dipendenti dalla riserva generale e piazzarli in un qualsiasi ufficio di sua scelta, nel quale sia presente ovviamente un suo capo dipartimento o un suo comparto direttivo. Se si possiede la carta privilegio risorse umane, si può ottenere dipendenti aggiuntivi dalla riserva generale a seconda del valore motivazionale. Vedete, questo è un altro dei buoni motivi per tenerla alta invece che bassa. Molto semplice. Quindi, fase azioni, vedete. Diciamo che il giocatore nero vuol fare questo, prende e li può piazzare tutti e due nello stesso o può anche dividerli. La seconda azione che può fare è fondare nuovi uffici e questo si può fare in due modi. Si può fondare con propri dipendenti, utilizzando quindi dipendenti già sul tabellone, e in questo caso se ne possono fondare o uno o due uffici in un'unica azione. Ad esempio, quindi prendiamo un numero di dipendenti che noi desideriamo dai nostri uffici già presenti o anche dai comparti direttivi e li piazziamo in uno o due stanze libere, cioè gli uffici. Ogni nuovo ufficio deve avere almeno due dipendenti. Facciamo un esempio. Scelgo di creare uno qui e uno qui. Ok? Questa è la prima parte. Dopodiché, il giocatore cosa fa? Ovviamente per ogni stanza che noi abbiamo dobbiamo avere un manager. Il giocatore a questo punto può sostituire, anzi deve sostituire un dipendente con un manager. E i dipendenti tornano nella riserva generale. L'altro modo in cui possiamo fondare è fondare con nuovi dipendenti. Quindi, utilizzando nuovi dipendenti, il giocatore può fondare esattamente un solo dipartimento tramite un'azione, quindi non due. Cosa fa? Prende un manager e un dipendente dalla riserva comune. Li piazza entrambi in una stanza ancora vuota. Questo diciamo, se ne può fare soltanto uno, ma ha il vantaggio che non ci fa diminuire i dipendenti nei vari uffici. Tenete presente mentre fate queste cose che in ogni ufficio che voi andate a creare, a meno che non sia un comparto direttivo che fra poco vedremo, non ci possono essere più di sei dipendenti e comunque ce ne deve essere almeno uno. Se per qualsiasi motivo un ufficio rimane senza dipendenti, il manager è licenziato e dovete svuotare la stanza. Terzo tipo di azione è la ristrutturazione degli uffici. E anche qui si può fare in due modi: trasferire in un'altra divisione oppure fondare un comparto direttivo, quello che dicevo prima. Partiamo dalla cosa più semplice, ovvero trasferire in un'altra divisione. Posso usare un'azione per muovere uno o due dipartimenti o un solo comparto direttivo già esistente. E quindi lo prendo e lo sposto semplicemente da un'altra parte. Esempio? Semplice, no? Tutto lì. Oppure posso fondare un comparto direttivo. Questa è una cosa importante per due motivi. Innanzitutto perché poi vedrete che è un po' più solido e poi i comparti direttivi vi fanno salire dei punti influenza, eh? Molto importante. È uno dei punti vittoria. Allora, posso usare quindi un'azione per fondare esattamente un comparto direttivo. Per ottenere ciò devo fondere due dipartimenti già esistenti, che non è obbligatorio che siano nella stessa colonna, eh? Quindi possono provenire dalla stessa divisione o da due divisioni diverse, indifferente. Cosa faccio? Prendo due dipartimenti esistenti e li piazzo in una nuova stanza.
oppure prendo un dipartimento esistente e lo unisco a un'altra stanza già dove c'erano gli altri per crearne uno. Dopo aver fatto questo, due dipendenti devono essere licenziati e riposti nella riserva generale. Tuttavia, il comparto direttivo può esistere con due manager, anzi deve avere due manager, ma può esistere a quel punto anche senza dipendenti. Quindi io posso tipo unire questi due in questo punto, eliminando questo, oppure posso andare completamente con entrambi da un'altra parte, sempre eliminando i dipendenti. Attenzione, quando unite due uffici molto grandi, se avete più di 6 dipendenti, dovete ricordarvi di licenziare quelli in più e metterli nella riserva. Questo vi fa guadagnare immediatamente un punto qua. La quarta azione possibile è la dimissione di un capo divisione. Posso usare un'azione per fare in modo che un mio capo divisione si dimetta volontariamente e anche in questo caso può occupare due possibili posti, come abbiamo detto, che sono o andare nel consiglio o andare a fare il consulente esterno. Ovviamente relativo alla divisione da cui si è dimesso. La quinta azione è una che ci può garantire anche dei punti, ovvero la corruzione. Possiamo utilizzare un'azione per provare a fare uno o due tentativi di corruzione in modo da acquisire carte privilegio di altri giocatori. Cosa dobbiamo fare? Prendiamo la nostra cartellina corruzione, decidiamo quale giocatore vogliamo corrompere, vi poniamo dentro una cifra che noi riteniamo valida dalla nostra riserva di soldi che abbiamo fatto, la chiudiamo senza che gli altri la vedano e la passiamo al giocatore che vogliamo corrompere perché vogliamo la sua carta privilegio. Ovviamente, se ha più di una carta privilegio, indicheremo noi quale di queste vogliamo. Che l'altro giocatore accetti o non accetti la nostra offerta, noi guadagniamo immediatamente un punto sulla tabella corruzione. Il giocatore che riceve l'offerta ha due opzioni. Rifiutare l'offerta, restituisce la cartellina così com'è dopo che ha visto cosa c'era dentro e niente, finisce lì questa prima fase. Oppure può accettare, a quel punto si prende i soldi, mette la carta privilegio e la consegna. Se accetta di essere corrotto, anche il giocatore che viene corrotto guadagna un punto. Se noi proviamo a fare un'offerta e ci viene rifiutata, possiamo provare a fare un secondo tentativo di corruzione con lo stesso giocatore, aumentando l'importo, oppure possiamo provare a corrompere un altro giocatore con un altro importo per un'altra carta. In ogni caso, il secondo tentativo di corruzione non ci fa salire di un secondo punto. Se però il giocatore che prima non era stato corrotto, ora decide di venire corrotto per una cifra maggiore, chiaramente lui guadagna il punto. Se il nostro tentativo di corruzione riesce e ci viene data la carta privilegio, noi che la riceviamo possiamo girarla nell'altro verso e beneficiare di quanto scritto nella zona dorata, che di solito sono cose migliori. Faccio un esempio, ad esempio questa qua che è la cosa legale, dice che possiamo usare un'azione per licenziare l'impiegato e per prendere un punto influenza. Migliorata, l'azione dice che con un'azione possiamo licenziare due impiegati per prendere due punti influenza. Quindi, come dire, con le stesse azioni tendenzialmente si fanno più punti o si ottengono più soldi. Un'altra delle azioni che possiamo fare è cercare di comprare, tra virgolette, i nostri punti vittoria. Come? Beh, dipende. Ad esempio, potremmo cercare di guadagnare un punto influenza licenziando tre dipendenti tra quelli dei nostri compartimenti, dei comparti direttivi o dei nostri dipartimenti. Quindi, se ci riusciamo a licenziare tre, guadagniamo un punto. O in alternativa, possiamo utilizzare un'azione per costruire un comparto direttivo in qualità di giocatore di turno, paghiamo 1,5 milioni di peanuts, come è scritto qua, dalla riserva, prendiamo due manager nuovi e lo costruiamo ex novo, quindi potremmo farne uno nuovo senza usare le cose del tabellone, ma dobbiamo pagare. Possiamo utilizzare un'azione per assumere un consigliere, prendiamo 2 milioni, scusate, di peanuts dalla riserva e
e dalla nostra riserva prendiamo un manager della nostra riserva e lo possiamo piazzare in un qualsiasi spazio della tabella consiglieri. Infine, possiamo anche comprare dei certificati azionari. Il loro costo è riportato sopra, da 100.000 per 1 a 1.600.000 per 7 azioni. E compriamo certificati azionari. Ovviamente, se abbiamo la carta privilegio contabilità, avremo dei bonus. Certo, i contabili se la cavano bene, no? Ovviamente, il giocatore di turno guadagna un punto nella tabella delle quote azionarie per ogni quota azionaria del certificato acquistato. Quindi, se acquistiamo il certificato da 1, noi guadagneremo un punto. Se acquistiamo quello da 7, guadagneremo 7. Certo, costa, però, ragazzi, si va velocemente in su. Infine, l'ultima cosa che possiamo fare è usare carte privilegio che richiedono di essere utilizzate come un'azione, come quella che abbiamo visto prima. Usa un'azione per licenziare dipendenti per avere dei punti. Di solito sono quelle della zona legale brevetti e della zona sviluppo. Tutte le altre carte privilegio che potreste avere potrebbero darvi dei privilegi immediati mentre fate delle cose. In quel caso si attivano quando fate altre cose. Nel momento in cui un giocatore raggiunge i 4 punti vittoria, lo annuncia immediatamente. Tenete presente che può anche capitare che lo fate attraverso la carta nemico giurato e quindi la mostrate in quel momento. Se comunque l'obiettivo del battere il nemico giurato l'avete già ottenuto in un momento precedente e l'avete mostrato precedentemente, anche senza che fosse il quarto punto, avete segnato questo punto e questo non vi verrà più sottratto, anche se dopo le cose variano, ovviamente. A quel punto si finisce il turno dei dipartimenti corrente e il gioco finisce. Se altri giocatori raggiungono i 4 punti durante questa fase, anch'essi lo annunciano ovviamente, mostrano la loro carta nemico giurato. Il giocatore che ha ottenuto il maggior numero di punti vittoria vince, quindi potrebbe anche essere che ha annunciato il quarto punto, ma poi riuscite a farne anche un quinto, chi lo sa. In caso di parità, il giocatore che possiede più contanti, ovvero più soldi, vince. Se due o più giocatori sono ancora in pareggio, vincono a pari merito. Dunque, come avete visto, il gioco è molto interessante, molto strategico, bisogna saper bene congegnare tutte le possibilità di fare punti, tenendo sempre d'occhio cosa stanno facendo gli altri, perché se vi battono sul tempo siete belli che fregati. Come avete visto, c'è una discreta possibilità di interazione e dar fastidio agli altri, soprattutto nella zona del consiglio di amministrazione. Un'altra cosa che vi consiglio io invece è di, prima di iniziare la partita, guardarvi un attimino insieme le varie carte privilegio per capire come funzionano. Troverete dentro le regole tutte le spiegazioni, tutte quante, quando vengono attivate, cosa fanno, ai suoi tempi, ai suoi modi. Interessante, molto molto interessante. Io con questo vi saluto, vi ricordo comunque infine di iscrivervi al nostro canale, attivate la campanellina, rimanete sempre aggiornati sui nostri prossimi video. Alla prossima!